Piazza della Repubblica, Sesta Podistica Santo Vito, grazie alla partnership che l'associazione Corre per Da ha fatto con la Polisportiva Atletica Mazara, siamo riusciti a portare avanti quest'altro progetto, ma l'associazione Corre per Da da sola non può andare avanti e quindi è nata questa collaborazione con l'associazione Abilmente Uniti, con la Scuola del Sorriso e il Dottor Antonio De Pasquale e con la Ortotecnica. Siamo onorati e siamo orgogliosi di avere creato questa unione fra queste associazioni, perché se si parla deve parlare di inclusione c'è bisogno non solo di un'unione fra di noi, ma anche un'unione di tutte le associazioni che ci possono essere. Ringrazio l'associazione nuovamente Abilmente Uniti, rappresentata qua dal suo presidente Valerio Pellicane, ringrazio la città di Mazara del Vallo a nome del sindaco, e la Scuola del Sorriso di Antonio De Pasquale, l'Ortotecnica, ma principalmente la Polisportiva Atletica Mazara del presidente Pietrapollo, sempre vicino a queste situazioni. Come presidente dell'Associazione Libertà Terapeutica di Salemi ringrazio i presidenti dell'Associazione di Mazara per averci invitato, in particolare Valerio Pellicane e tutti gli altri. Grazie di questa bella opportunità per i nostri figli, grazie ancora. Oggi siamo qui per dar voce a questi ragazzi. Loro sono qui con tutta la loro energia per gridare a gran voce la loro volontà. Vogliono essere libere di vivere, libere di scegliere dove stare, con chi stare e da chi farsi assistere. Vivere la loro vita il più normale possibile, incluso nella società. La Federazione Movimento Noi Liberi, di cui Abilmente Uniti fa parte, farà una riunione su due importanti fondi e su due importanti bandi che sono usciti. Il dopo di noi è la vita indipendente. La riunione si farà venerdì presso la sede legale della WILDM Mazar in via della Madonia 1A, dove informeremo le famiglie su due importanti fondi, quello del dopo di noi e quello della vita indipendente. Fondi molto importanti per i disabili gravi, perché gli permetterebbe di accedere, come è avvenuto con i gravissimi, alla libertà di scelta e all'assegno di cura, al trasferimento monetario diretto. La federazione tiene molto ad informare i familiari e le persone disabili, perché solo conoscendo le leggi si può difendere il proprio diritto e possono pretendere che vengano rispettati, risvegliando nelle persone la consapevolezza che loro hanno dei diritti. La federazione promuove insistentemente col nostro governo che tali leggi vengano rispettate, soprattutto parlando di diritti che possono permettere alla persona con disabilità una vita uguale agli altri. Io ringrazio la Corre per Da, ringrazio il Comune, ringrazio Nini Petralia per aver partecipato con noi a questa corsa oggi. Grazie.